Qui tuttavia fondò la città di Padova. Allora sottolineate al verso 242 Antenore e al verso 247 fondò la città di Padova. Quindi la città di Padova, che sta qui sopra il Po, è stata fondata da un troiano che era riformato e che era riuscito ad arrivare. Ma non è un Troia? Troia stava qui nell'attuale Turchia, qui su questo golfo, a questo punto qui, poi magari vi rassegnate. 242-247 Antenore è il nome di questo eroe. E poi quello che ha fatto a 247 fondò la città di Padova e le sedi dei teucri, diede nome alla gente, appese le armi troiane e ora riposa composta in tranquilla pace. Noi, dice Venere, tua progenie, pensa che Enea è tuo nipote, e Antenore non era tuo nipote, ma è mio figlio, quindi è tuo nipote. Noi, tua progenie, a cui accordi la rocca del cielo, perdute le navi, indicibile, per l'ira di un'unica, siamo traditi e respinti dalle linee italiche. Ma c'è questo onore della pietà, così ci riponi nel regno. Cioè, Enea, che è così pio, così buono e così rispettoso anche degli dèi, viene punito per colpa dell'ira di una, la nomina è chi è? E quest'una? Giunone. Giunone. Siccome è sua moglie, non la nomina neanche. Ma possibile che qui per colpa di una finisca così male? Ma Giove non si preoccupa, perché in realtà Giove ha già deciso come vanno le cose. Questa è un'idea che avevano i pagani, che tutto fosse assolutamente già deciso. Sorridendole, no, non era così. Il padre degli uomini e degli dèi, col volto con cui rasserena il cielo e le tempeste, sfiorò il bacio della figlia, da un bacio, e disse così: risparmia il timore, Citerea. Citerea è il 47° nome di Venere, perché poi vedremo, poi li catalogheremo un po', ma sono un sacco di nomi. Rimangono immoti per te i fati dei tuoi. Il destino di Enea è fissato, è quello che ti ho detto, è quello che ho detto già. Vedrai le città, la città e le promesse mura di Lavinio. Porterai sublime alle stelle del cielo il magnanimo Enea. Cioè Enea quando morirà poi lo porterai addirittura in cielo, diventerà un dio. Nessuna intenzione mi muta. Egli, ti parlerò perché quest'ansia ti assilla, e svolgendoli più a lungo, aprirò i segreti dei fatti. Allora queste cose che io ho detto, i fatti, adesso te li spiego ancora meglio. Cosa succederà? Farà terribile guerra in Italia e batterà popoli fieri e porrà costumi e mura alla sua gente. E qui sottolineiamo, perché adesso dice dei dati di anni ben precisi, 265, finché la terza estate lo vedrà regnare nel Lazio. Tre estati, hai sottolineato, avete... Non stavo sottolineando, ho detto, a pagina 265, al verso 265. La terza estate lo vedrà regnare nel Lazio e saranno trascorsi tre inverni per i rutuli domati. Ma il quindi Enea regnerà tre anni sul Lazio dopo aver sconfitto i popoli e unificati i popoli. Il piccolo Ascanio, figlio, a cui ora si aggiunge il nome di Iulo, Ilo finché la potenza Ilia regnò, si chiama anche Iulo Ascanio, colmerà nel dominio 30 grandi giri, 269. Quindi Ascanio regnerà poi 30 grandi giri di anni. Andiamo a pagina 17. Volgendosi i mesi e trasferirà il regno dalla sede di Lavinio e con grande forza munirà Alba la Lunga. Sottolineiamolo. Forse l'anno scorso avete studiato Alba Longa, che era la patria di Romolo e Remo. Poi 272, qui sarà il regno per 300 anni interi, cioè Enea regnerà 3 anni, Ascanio 30 anni e i discendenti di Enea e di Ascanio altri 300 anni.
sotto la gente ettorea, finché la regina sacerdotessa Ilia, gravida di Marte, partorirà una duplice prole. Sottolineiamo 274. Cos'è la duplice prole? Romolo e Remo, i due gemelli. Fino a quando nasceranno i due gemelli? Cioè, tra 333 anni nasceranno Romolo e Remo, che poi fonderanno come uno dei due. Duplice prole. Dove sta? 274. Perché regna 300 anni? No, non è che uno solo regna 300 anni. I discendenti. Le sta dicendo, le sta spiegando che cosa succederà. Ah. Allora dice, adesso guarda, finirà bene, ci saranno delle battaglie, e le vedremo tutte nella seconda parte dell'Eneide. Poi Enea regnerà per 3 anni, poi morirà, resterà Ascanio che regnerà per 30 anni e porterà il regno ad Alba Longa, poi gli Albani regneranno per 300 anni, discendenti, e poi nasceranno due gemelli, 275. Allora, lieto del fulvo manto della lupa nutrice, Romolo, segniamolo, quindi dopo 333 anni finalmente arriverà Romolo, accoglierà la gente, fonderà marziali mura, cioè mura dedicate a Marte, e dal suo proprio nome li chiamerà Romani. Da Romolo, Romani. Ad essi non pongo limiti né durata di potenza, ho assegnato dominio infinito. Poi questi regneranno per sempre, i Romani. Vabbè, questo è quello che sognano i Romani. Sognavano i Romani e quindi immaginavano. E anche l'aspra Giunone, che ora col terrore travaglia il mare, la terra e il cielo, muterà in meglio i propositi e con me sosterrà i Romani, signori del mondo, stirpe togata. Così è stabilito. Quindi guarda, questa cosa succederà. Addirittura anche Giunone proteggerà i Romani. Infatti sul Campidoglio avevano il tempio di Giove, Giunone e Minerva. Che era un... No, ci fermiamo a 300. Verrà un tempo col volgersi dei lustri che la casa di Assaraco ridurrà in schiavitù la gloriosa Micene e Ftia e dominerà sulla vinta Arco. Poi dice addirittura diventeranno talmente forti che poi questi discendenti di troiani, che si chiameranno Romani, conquisteranno la Grecia, che era quella che aveva sconfitto i troiani alla fine. Nascerà troiano da bella origine Cesare, che darà per confine all'impero l'oceano e alla sua fama agli astri, Giulio, disceso dal grande nome di Iulo. Un giorno lo accoglierai sicuro in cielo. Quindi qui dice, guarda, poi addirittura arriverà un personaggio importantissimo che si chiamerà Giulio Cesare. Che poi si chiamavano Giulio Cesare, sia Giulio Cesare, sia Ottaviano, Giulio, Caio, Giulio Cesare, Ottaviano, Augusto, che aveva anche il nome Giulio Cesare. Augusto, un giorno Augusto significa venerabile. Sì. Un giorno lo accoglierai sicuro in cielo, lustro delle spoglie d'Oriente, e anch'egli sarà invocato nelle preghiere. Allora, placate le guerre, si ammansiranno i secoli feroci, l'antica fede, Vesta, Quirino col fratello Remo daranno leggi. Segniamo questo qui: si chiuderanno le funeste porte della guerra, cioè il tempio di tempio di Giano, che era il tempio del dio della guerra, che si apriva quando c'era la guerra, e rimarrà chiuso, e rimase chiuso per 40 anni con Augusto. Sì, siamo adesso 293-94. Si chiuderanno le funeste porte della guerra con stretti serrami di ferro. Dentro l'empio furore seduto sulle armi crudeli, avvinto da terra, da 100 nodi di bronzo, ruggirà spaventoso con bocca cruenta. Cioè, il furore sarà bloccato perché ci sarà pace. Finalmente, 40 anni di pace, che per tantissimo tempo non c'era stato. Così disse, invia dall'alto il figlio di Naia. Chi è il figlio di Naia? Se qualcuno se lo ricorda, è uno degli dei. Mercurio, che è il messaggero. Segnatevelo a fianco a 297, sottolineate il figlio di Maia e scrivete Mercurio, che è il dio del messaggio, affinché in rifugio ai tempi si aprano le terre e le nuove rocche di Cartagine,
e ignara del fatto, Didone non li scacci dal suo regno. Lì regnava la regina Didone, lui manda Mercurio ad avvisare Didone di accogliere bene i troiani. Quelli vola per il grande cielo con il remeggio delle ali, veloce si posa sulle rive della Libia, esegue gli ordini, i punici depongono gli aspri sentimenti secondo il volere del Dio, subito la regina accoglie un animo quieto per i tempi e una mente benigna. E siamo arrivati a 304. Allora, spegni, grazie.